Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana ci vogliamo occupare di servizi nella nostra cittadina. È da diverso tempo ormai che si parla di una probabile chiusura del Tribunale di Clusone. Diversi indirizzi scolastici sono verso la chiusura. Insomma, dove stiamo andando? Sempre più un impoverimento dei servizi nell'Alta Valle Seriana. Il lavoro viene sempre più a mancare e allora viene voglia di prendere e andarsene? Sentiamo cosa ne pensa la gente. Ma all'estero ci siamo ormai abituati a sentirvi voi così. Ah sì? E che impressione avete di noi qui in montagna Clusone? Clusone, tutta la Bergamasca, Milano, è tutto bellissimo. Poi si sente delle cose orrende del sud, di più, no? Ma si parla molto. Voi vi do un consiglio, cambiate. Ah, ecco. Cambiate. Lei dove abita? Per il momento adesso sono in Svizzera, ma viaggio, in Sudafrica, dappertutto, sì. Svizzera in zona di montagna? No, vicino a Zurigo. Stupendo, Zug è una... Magnifico, sì. E Clusone un po' di meno? No, mi piace molto, oh yes, no, mi piace molto, 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 solo che... Bisogna un po' cambiare. L'Italia è bellissima, bisogna cambiare un po', come si dice? Mentalità. Bravo. È quello che dicono in giro per il mondo, anche quando sono le USA, dicono oh Italy is fantastic, it's just the politics that has problems. Okay, fate qualcosa perché l'Italia è magnifica. Sarei contrario a questa situazione, perché dobbiamo avere più servizi e far pagare un po' meno le tasse. E mancano i servizi perché manca la gente. Perché la gente se ne va e non vuole più stare in zona? La gente se ne va perché non hanno funzioni di responsabilità, secondo me. Cioè, sono mal pagati, allora vanno. Perché se lei prenderebbe un milione al mese e invece ne aspetterebbe due, cosa fa? Va dove ne prende due, no? Giusto? È fatto così. La maggior parte è così la situazione. E in maniera diversa è perché magari ci sono di mezzo anche delle carriere, no? Allora uno che vuole fare carriera, Clusone sicuramente non la fa. Quindi siamo destinati in pratica a avere sempre meno abitanti? Siamo messi male. Sì? Sì, siamo messi male perché anche l'incremento demografico vediamo che siamo a zero. Cosa si potrebbe fare per tentare di riportare un po' di gente nelle nostre valli? Questo spetta ai politici. Noi cosa possiamo fare noi? Al fuori di fare un po' di volontariato cosa fa? Niente. Ma tipo chiedere delle leggi speciali? Le leggi speciali devono essere fatte dal Parlamento, è inutile chiederle. Certo. Devono essere fatte, perché se non le fa il Parlamento non puoi neanche applicarle. Magari, non so, degli incentivi perché viene qua a mettere un'industria nella zona. Quello sarebbe una cosa molto, molto positiva, diciamo, nel senso dal punto di vista di dare occupazione, no? In modo che, perché succede questo, che tanti vanno a Milano tutti i giorni avanti e indietro a lavorare? Pendolari da Milano a Clusone, tanti, perché io ne conosco almeno di più di 50 che vanno giù a fare quello, vanno a Milano mattino alle 4, avanti e dietro tutti i giorni. Perché viene voglia di trasferirsi a questo punto, no? Il discorso è anche un altro, che non ci sono posti di lavoro, allora se farebbero anche dell'incremento, diciamo, industriale, ci sono i posti per volerlo fare. Lei se avesse qualche milioncino, magari ce li ha, non dico niente. No, ma se avesse un bel gruzzoletto di milioni di euro in banca. Ah, lì investirei subito. L'aprirebbe un'industria in zona? Sicuramente, lo farei, sì. Anche perché ho due figli e noi abbiamo un negozio qua dove è l'Ulcese. Ah sì? Ma c'è un negozio in colorificio, abbiamo il colorificio lì. Sì? No? Lo fa andare mio figlio, lo fa funzionare mio figlio, il primo figlio fa il rappresentante che ha preso il posto che facevo io prima. Sì. E il secondo dirige questo colorificio, in poche parole. Certo. Però io vorrei fare anche un'industria di vernici a Clusone. Ma non sarebbe più comodo aprire magari vicino all'autostrada? Con i tir che vengono a scaricare, caricare, invece che farli venire a Clusone? Perché tanti fanno quel discorso lì, se c'è un motivo per venire a Clusone che magari mi fanno un po' di pagare un po' di tasse in meno, ok. Ma dopo torniamo sempre su quel discorso, che c'è sempre il pendolarismo, no? Uno a Clusone deve andare dove c'è l'autostrada a lavorare. Perché allora sa che chi investe soldi non è che pensi molto al pendolare, va bene. Uno pensa al proprio guadagno. Dobbiamo creare qui nel nostro posto posti di lavoro e incrementare anche il turismo. Perché se vogliamo osservare una cosa, qui a Clusone, quanti sono gli alberghi, quanti posti letto ci sono a Clusone?
è uno schifo. Ma abbiamo la bandiera arancione. Abbiamo la bandiera arancione, ho capito, ma però i posti letti quanto sono? Sono almeno 200 posti letto. Ce ne saranno 50 di tanto, ma neanche. Non credo che ci siano 50 posti letto. E allora? Per una città che dovrebbe essere turistica, quindi visitata da un sacco di turisti. 50 camere, 50 letti. Il turismo, diciamo, è troppo limitato dalle nostre parti, perché da metà luglio a metà agosto, dopo incomincia cioè, è d'accordo con me? Ecco, perciò il turismo dovrebbe essere, diciamo, tutto l'anno. Poi quest'anno abbiamo avuto un inverno molto difficile. Abbiamo avuto, e di questo cosa succede? Che quindi gente, secondo lei, per salvare la zona bisogna puntare sul turismo? Puntare sul turismo e anche sull'industria, sui posti di lavoro, i posti di lavoro che sono molto importanti. Avete sentito che sta chiudendo anche il Tribunale di Clusone? No, sinceramente, visto che abito lì a Rovetta, non sono informato. Come mai? Stanno portando via un sacco di servizi dalla nostra zona di montagna. Si sente anche lei un cittadino di serie B? Sempre state di serie B, alla fin fine. Lavoratori, i veri lavoratori, l'operaio è sempre di serie B. Cosa mancano i servizi qui nella zona? Che servirebbero? Qui nella zona, qui a Clusone, veramente nell'insieme non manca. C'era. Le stanno portando via perché c'era tutto, grazie a Dio, c'era tutto Clusone. Adesso invece sta venendo via tutto. Quindi stiamo facendo dei passi indietro, secondo te? Alla grande proprio, passi indietro alla grande. Non so di chi sia la colpa, se è solo Roma, se sia solo Milano, se sia Clusone, non lo sappiamo, se sia Bergamo, però indietro. Però non le viene la voglia di andare verso magari la città dove ci sono più servizi, più possibilità? No, io sono venuto via, dalla città. Si stava bene, si sta bene tuttora ancora. Magari per adesso quelli solo l'aria è rimasta adesso però. Adesso magari per quelli che devono lavorare, che cercano lavoro. Sì, cercano lavoro, bisogna andare in città per forza, scendere giù a Milano, perché neanche Bergamo è inutile. Bergamo. Com'è la situazione strade, secondo lei, qui nella zona? La situazione strade, bene o male, ci sono le due statali, le provinciali, va, sia il servizio sia quando bene, anche rifornito dai mezzi pubblici, però è il lavoro che manca, adesso si va giù, ma si va giù dove? A Bergamo, a cambiare aria a Bergamo. Niente, purtroppo adesso è venuto meno da quando è chiuso i filatoi, basta, il tessile, è partito tutta la Bergamasca. La zona è valseriana. Si vorrebbero magari delle regole speciali, beh, non dico degli statuti speciali per la montagna, come Livigno, hanno tutte delle regole speciali. No, non deve pensarlo proprio, quello non esiste. Non siamo proprio messi così male. No, su quello proprio no, però... Quindi nessuna legge speciale per la montagna? No, è inutile poi. Che le fanno? Chi le fa? Magari qualche agevolazione per tenere i nostri giovani qua. Ma chi le dovrebbe fare? Non devono chiuderlo, vabbè, l'unica cosa che posso dire è questo, è un servizio che serve per tutta l'Alta Valle, quindi non è assurdo fare un'ipotesi del genere. Eppure purtroppo abbiamo gente probabilmente che non ha il cervello a posto. Ma la montagna è destinata a perdere questo servizio come tanti altri? A vedere come vanno le cose sì, ma non va fatta. La montagna ha il suo valore e deve mantenere questi servizi che sono necessari a tutta la popolazione. Se ne può andare al tribunale, dei corsi di scuola? Se ne va il tribunale, se ne vanno le scuole, se ne vanno gli uffici pubblici, se ne va tutto qui. Cosa resterà qui in montagna? Niente, secondo me... L'erba, se cresce. Secondo lei tanti giovani adesso... cominciano a pensare di andarsene? Parecchi sì, perché qui non c'è sviluppo, non c'è niente, purtroppo si sta impoverendo tutto, al di là della crisi globale, ma la zona qui è così, se va così è destinata a sparire, a non esistere più. Quale potrebbe essere tutto la soluzione per tentare di salvare la zona? Non lo so, perché non è che sono... Magari qualche legge speciale ad hoc? Ma ce ne sono di cose sensate da fare, basta fare le cose sensate con criterio. Secondo lei qualche industriale investirebbe qui nella zona? Ma è difficile, è troppo fuori dal giro, le strade che sono quelle che sono. Cioè, vedo che tante industrie che c'erano sono sparite, quindi vuol dire che o fanno cose, opere strutturali, vie, eccetera, se no siamo isolati. Togliere abituati se... Portano via uno, portano via l'altro, cosa resterà qui in montagna? Per niente.
Direttamente. Quindi lei è convinto di cambiare aria? Per andrà forza, in città? Per forza andrà in città. Cosa fare nella vita? Pensionato. Di cosa avrebbe bisogno come servizi? Un po' di colce. No, le vecchie resta che i servizi, che sempre cominciano. E perché ci portano via? La domanda fatta la potuta a Seile. L'Usone sicuramente perde, perde parecchio. Però... Perde anche posti di lavoro, perché ultimamente... Anche, sicuramente. Secondo lei siamo destinati, più si va avanti, sempre più ad essere cittadini di serie B? Oh, se ci diamo da fare magari a, non so, a qualcosa si potrà fare, non penso che sia proprio così tutto. C'è un servizio che manca qui in zona, di cui magari ci sarebbe la necessità? Per i ragazzi c'è molto poco, per i ragazzi e gli adolescenti c'è poco. E vanno un po' allo sbando anche perché c'è un po' troppo poco, secondo me. Anche per il lavoro, non solo per le attività extra, diciamo, ludiche, ma per il lavoro? Per il lavoro sì, più avanti, e sì, siamo un po' penalizzati. Cioè, se, anche se studi, poi devi andare verso Bergamo minimo. Ciò vuol dire in pratica i nostri giovani, più siete davanti, più verrà la tentazione di andarsene. Beh, anche se un ragazzo, io ho un ragazzo che ha fatto ingegneria, ma... Qui c'è molto poco. Dove lavora? A Bergamo. Ecco. A Bergamo. Ma continua a abitare qui? È rimasto legato? No, pure? Perché c'era il problema del trasporto, della strada, che su quello siamo un po' penalizzati. Perché, quindi cominciano a ridursi i numeri, c'è da preoccuparsi anche per... anche perché poi un cane che si morde la coda, se la gente non c'è poi chiudono le, è i vero, servizi. È vero. Rimaremo qua in... pochi intimi. Devono risparmiare. Devono risparmiare, sono tagli. Tutti a Bergamo allora. Cosa sta pensando? Si sta un po' impoverendo la zona. Io non sono di Clusone. Dove abita? Milano. A Milano? Ci viene a Clusone solamente per... vacanza. Cosa manca a Clusone come servizi da una persona che appunto viene da fuori? No, manca nulla. Il tribunale spero per lei che non ne abbia bisogno. Certo, okay, però anche... magari è utile, no? Magari è utile. A Clusone non manca nulla, io mi trovo bene, cioè tutto quello che serve. Quindi tutto sommato resta un paese vivibile? Positivo. E quindi ci torna? Ci ritornerò, finché campo, finché potrò. E speriamo a lungo. E speriamo a lungo. Mancano servizi a Clusone, visto che ci portano via anche il tribunale probabilmente. Ah sì, ho letto di fatti. Servizi che vanno a mancare. Sì, ho letto di fatti. Cara serie, dove stiamo andando? Scuole che chiudono, tribunale che chiudono? Stiamo andando verso la Grecia. No! Più o meno siamo lì. Ma vi sentite un po' isolati? Isolati in che senso? Nel senso che paesi di montagna, insomma, sempre più senza servizi. Certo, manca tutto. Non c'è uno svago per i giovani, l'unico svago che hanno i giovani oggigiorno è andare in un bar e ubriacarsi. Ecco. L'unico. E l'unica idea che gli è venuta in mente è di fare il nottebus per riuscire a non fargli portare via la patente. E secondo te è stata un'idea positiva questa? No, è stata un'idea per incentivare i ragazzi a bere e basta. Cioè, non è che hanno cercato di dire troviamo una struttura non usata e cerchiamo di fare qualcosa per i giovani. No, loro hanno detto inventiamo il nottebus così i giovani possono bere e ubriacarsi tranquilli. E poi usano il nottebus così pagano altri soldi, non solo per ubriacarsi ma anche per usare il nottebus. Okay, quindi non sei favorevole all'iniziativa? Neanche minimamente. Ci vorrebbero servizi più nei paesi? Quindi. Sì, anche. Ma più che altro per i giovani anche. Cosa manca? Manca lo svago, manca l'interesse di creare qualcosa per allontanare i giovani dai bar e basta. Perché i giovani oggigiorno sono solo nei bar. Cioè negli oratori non ci sono più cose, iniziative o qualcosa per cercare di attirare i giovani. Attirano i bambini e basta tutto qui. E quindi per quelli da una fascia di età in su si comincia... a sentirsi un po' pesante, anche dal punto di vista scolastico, perché chiude anche... Certo. Alcuni indirizzi scolastici vanno a chiudere anche Clusone. Certo. Tu cosa fai? Io al momento sono disoccupato. Hai finito quindi l'età scolare? Sì, tutto. Sì, tutto oramai. E anche quello, un problema è anche il lavoro, perché dicono che qui ormai per trovare lavoro dimenticati questa zona. Sì, infatti. È un anno che sto cercando. Ma cerchi solo qui e speri di fermarti qui o... No, sai già che se vorrei fare qualcosa dovrai per forza... No, io adesso sto cercando anche verso Bergamo, robe così, ma non c'è niente, non c'è sviluppo.
L'unica cosa che adesso un ragazzo può fare, come fanno tanti miei amici, che va all'estero. È più scelta. È l'unica. E ti è balenata questa idea? Più di una volta, sì. Al momento perché non posso andare all'estero. Però in un futuro, se riesco, ci vado subito. Perché comunque è un paese che non ti offre un futuro. Quindi se addirittura Bergamo è già carente di posti di lavoro, figuriamoci l'Alta Valseriana. No, beh, non così, perché prima della crisi l'Alta Valseriana era un... Sì. Era stra sviluppata, specialmente nel chimico e cose così, era stra all'avanguardia rispetto ad altri paesi. Però dopo questa crisi qua è crollato tutto. Poi ci sono anche imprenditori che si approfittano magari del momento e quindi ti butta giù ancora di più. Se lei avesse un discreto gruzzoletto di qualche milione di euro lì accantonato e non sapesse cosa farne, aprirebbe un'attività qui in zona? Si fiderebbe della zona? Beh, oggi come oggi no, la situazione economica lo sconsiglierebbe, penso. Anche perché, dico, se noi seguiamo la traccia della crisi del 29, che è finita nel 34, abbiamo ancora, direi che siamo all'inizio noi della crisi, non siamo ancora nel pieno della crisi. Perché tanti dicono, quelli che hanno magari anche strutture abbastanza grosse qua, dicono... lo spostamento, i tir che devono andare sull'autostrada a farli fare tutta la Valseriana, quindi mai strade che mancano, ci spostiamo, andiamo verso Bergamo, abbandoniamo la zona dell'Alta Valseriana. Ma direi di no. Farebbe così anche lei? No, sarebbe una desertificazione del territorio montano, è assurdo, anzi dovremmo incentivare l'attività, però non in questo momento perché la crisi economica ci porta da un'altra parte. Auspicherebbe magari qualche legge speciale per la montagna? Ci vorrebbe? Beh, innanzitutto non continuerei a parlare di... Anche di tassazione magari per aprire nuove attività? No, soprattutto direi che bisognerebbe cancellare il discorso che stanno facendo della abolizione delle comunità montane quali enti inutili. Perché invece sono strutture che secondo me hanno un grosso peso e potrebbero rilanciare anche parte dell'economia a livello locale. Quindi è assurdo. D'altronde ognuno ha i governanti che si merita, noi ci meritiamo questi. Quindi almeno le comunità montane, piuttosto eliminate le province. No. Certo, bisogna tagliare. Eliminare le province e assegnare i poteri delle province a ciascun comune, ad esempio in materia di manutenzione delle strade, cose di questo genere, no? Sarebbe la cosa più logica. Quello sì che potrebbe essere un ente inutile. Cioè, solo in Italia le abbiamo noi le province, no? Se andiamo in Germania, andiamo in altri paesi... c'è l'ente massimo che è la regione, poi c'è il livello locale che è il comune. La provincia non esiste, no? ma non avrebbe mai avuto senso di esistere, nemmeno in Italia. Su cosa bisogna puntare da noi per tentare un rilancio della zona? Domanda difficile a cui rispondere. Qualcuno diceva il turismo. Potrebbe essere l'arma per rinascere, per incrementare anche la popolazione, per far restare sul territorio i nostri giovani o neanche quello? Beh, essendo noi di Ardesio ad esempio, se vorrei tirare fuori il discorso di Valcanale, gli impianti dell'ex struttura di Sempreneve, l'albergo Sempreneve, lo scandalo che c'è stato adesso ad esempio della Moquette, no? Però per avviare una struttura alberghiera siamo sempre al punto di partenza, necessitano dei fondi, dei finanziamenti che le banche non danno pur ricevendo dall'Europa. Dalla Banca Centrale Europea finanziamenti a costo quasi praticamente zero, sarebbe un ottimo momento per incentivare il turismo, ma le banche se chiudono i rubinetti evidentemente non agevolano questo tipo di operazioni. Quindi servizi che se ne vanno, il lavoro che non c'è, voglia di puntare sul turismo poca, andiamoci anche noi. No, siamo in una situazione veramente disastrata, secondo me è stato sottovalutato per anni il fatto che si andava di fronte a una crisi economica di portata epocale. Si è sempre brindato all'ottimismo e al fatto che la crisi non c'era. Oggi ne vediamo le conseguenze. In montagna ci sono comunque dei buoni e ottimi supermercati dove uno può rivolgersi senza dover scappare e andare verso la città. Sì, vabbè, per ora. Almeno qualche servizio c'è. Ce ne sono pochi, diciamo anche sotto questo aspetto, anche perché la montagna magari diciamo sono meno le persone e allora meno puntano a investire. Diciamo così, restano quelli che ci sono e se sono bravi e se sanno lavorare vanno avanti.
Com'è la situazione del lavoro nel vostro supermercato in particolare? C'è necessità magari di un aumento di organico o si sente effettivamente la crisi? No, non dico che si sia a rischio di chiusura. Beh, attualmente nell'alimentare penso che questa crisi grossa non ci sia stata neanche ancora. Qualcosina si è toccato quest'anno rispetto agli ultimi anni, che è sempre stata una crescita. Qualcosina è stato toccato dall'inizio anno, però forse perché la gente va più verso il discount, con i problemi di lavoro, con la gente in cassa integrazione. Però diciamo che nell'alimentare non c'è, secondo me, ancora una grossa crisi a livello qui di montagna. Nelle città forse la concorrenza maggiore è quella che porta alla crisi, un supermercato un parte all'altro, questo non ce n'è ancora qua da noi. C'è qualcuno che dice, sì, mancano i servizi, magari cominciano a mancare le scuole, potrebbe mancare il tribunale, è sì un servizio che ci vorrebbe qui nella zona, un bel centro commerciale di quelli giganti. Secondo te? No, centro commerciale gigante secondo me non ha potenzialità, bisogna vedere anche quanti cittadini ci sono nella zona e vedere poi se il centro commerciale può supportarlo, perché sono sempre costi. Secondo me forse ci potrebbe essere un negozio più grande, un piccolo centro commerciale da una ventina di negozi in Val Seriana, in Clusone, che è la cittadina, la capitale Val Seriana, secondo me ci può restare. Mancano i servizi. Ma quello che manca è qualcos'altro? No, mancano. La cosa importante adesso sono i servizi. Servizi al cittadino che purtroppo vanno sempre a mancare, forse perché i politici non si accorgono che tolgono al cittadino per ingrossare loro. Non si tolgono alcune cose loro, ma le tolgono alla gente che paga normalmente. Questo che devono capire i politici, ma soprattutto capire il cittadino, perché questi politici devono dimezzarsi, forse anche dimezzarsi nel dimezzarsi. La catena di supermercati di cui fai parte ha una grossa filiale a Clusone. Secondo te ci potrebbero essere possibilità di aprire altre filiali magari in paesi un po' più isolati di Clusone, perché Clusone è ancora cittadina e quindi ci sta? No, diciamo che in questo momento, il rischio non vale la candela. In questo momento hanno investito già nelle aperture già programmate verso la Valtellina e forse c'è una possibilità, guarda, non ti voglio dire niente, ma c'è forse una possibilità di ampliamento a Vertova, se vogliamo qualcosina in più a Vertova. Però penso che di grosse aperture. Però oltre Clusone e Salendo non c'è il rischio? No, penso di no. Grosse catene guardano i numeri e in questo momento i numeri non ti portano a grandi cose. E quindi la vita si ferma a Clusone. Restiamo abbottonati e secondo me diamo servizio dove ci siamo. Cerchiamo di dare servizio dove ci siamo e mantenere la clientela che abbiamo, che dobbiamo ringraziare ovviamente. E comunque la Clusone, almeno qui, almeno questo servizio rimarrà. Per ora sembra che vada tutto bene. Tocchiamo ferro. Non lamentiamoci adesso. Qui non trovo. Come sarà Milano? Tutto abbastanza. Io mi trovo benissimo. Quindi se una persona si trasferisse da Milano a Clusone trova di tutto? Sì. Servizi, negozi? Sì. Basta 4 soldi. Trova tutto. Subito verrei. Ah sì? Sì. E perché non ci viene? Abbiamo una casa nostra di proprietà, però mia figlia ha un'attività e allora gli do ancora una mano. Dica di spostare l'attività a Clusone, sì, visto che lei dice che è a Clusone, magnifico. Sì. Ma no, però. A Clusone dell'attività come la figlia. Si può sapere cosa fa di bene? Abbigliamento. Appunto, il centro di Clusone è pieno di negozietti di abbigliamento, ne rileva uno di questi. Lui ha un lavoro là, ok, però io si verrei subito. Aprirebbe lei un'attività a Clusone? Adesso come adesso no. Prima ce l'aveva. Perché? I tempi che corrono, ma scherziamo. No. Quindi ai giovani imprenditori dice no. Ma no in generale o no a Clusone? In generale gente. Prova crisi. Nera. Anche voi state attenti al portafoglio, a come lo siamo. Insomma, oggi come oggi bisogna guardare queste cose. Adesso vi controllo quando uscite con la spesa. 450 borse di cose inutili. No. Però io me la porto sempre a casa, io faccio tutto qua. È tutto per questa settimana per il nostro Sasso nello Stagno, da Clusone, che abbiamo voluto proprio dedicare ai servizi che vanno sempre più mancando nella nostra zona. Grazie a voi che avete seguito il Sasso nello Stagno, grazie a Riccardo Ravez per le immagini e il montaggio. Nuovo appuntamento.